Qui. Quella che vi vogliamo raccontare adesso però è un'altra straordinaria storia che viene da Lourdes. Lui è un signore francese, si chiama Serge François, riparava televisori e questa è la sua storia. Ero in ammirazione davanti alla fonte con tutte le luci meravigliose e sono stato preso come in una sorta di vortice, di tourbillon. Tutto si è messo a girare intorno a me. E a un certo punto mi sono sentito trasportato in un altro mondo. Era bello, era meraviglioso. Quest'uomo si chiama Serge François. Oggi è un artigiano in pensione di 64 anni. Serge, da anni, soffriva di una grave patologia alla schiena. Semiparalizzato dopo due operazioni, aveva perso l'uso della gamba sinistra. Dolori enormi, fortissimi. Ma jambe ne funzionait pas. Riuscivo a camminare trascinando la gamba. La gamba non funzionava più. Mi trascinavo al suolo, perdevo l'equilibrio molto facilmente e cadevo brutalmente, spessissimo. Ero diventato molto introverso, non volevo vedere nessuno. Come je pouvais. Nel 2002, all'apice delle sue sofferenze, Serge si reca a Lourdes. Un pomeriggio, nella grotta delle apparizioni, si trova a consolare una malata. Poi, troppo stanco, decide di seguire la processione notturna dalla sua stanza di albergo. Più tardi, torna alla grotta per pregare. Mi sono come sentito obbligato a inginocchiarmi. Tutto si è messo a girare intorno a me. Ho rivisto la malata, la piccola malata che avevo conosciuto nel pomeriggio. E sono stato come trasportato in un altro mondo. Era bello, magnifico, meraviglioso. Avevo avuto l'impressione di aver fatto un viaggio nell'aldilà. Mi sono risvegliato brutalmente, sono tornato in me e in quel momento ho ripreso coscienza. Poi sono stato attirato da un filo d'acqua che scendeva, passo il dito sul filo d'acqua, mi faccio il segno della croce. E poi sono andato alla fontana ed è qui che è cominciato tutto. Mi sono passato l'acqua sul viso e ho avuto un dolore folgorante sulla gamba sinistra e mi sono accasciato al suolo. È come se mi avessero staccato la gamba. E le persone che erano a fianco a me hanno cominciato a pregare. La gamba sinistra di solito era molto fredda, ghiacciata, improvvisamente si è riscaldata. E mi sono reso conto che era successo qualcosa di importante. Maria era venuta in mio aiuto, perché di solito ero costretto ad appoggiarmi da qualche parte, su una griglia. E invece quella volta riuscii a fare questa salitella completamente da solo, per la prima volta. Da quella notte il signor François cammina ed ha ripreso una vita normale. Secondo i dossier del Bureau Medical di Lourdes, la sua è stata una guarigione istantanea, completa e permanente.